bene, va, perché insomma forse vabbè, non ho mai sentito un'apertura, ma insomma avrei letto tutto quello che sta succedendo a Roma a livello di arresti, avvisi di garanzia e quant'altro, no? Guarda, ti ho seguito su Facebook, sei abbastanza avvelenato, diciamo. Sì, la situazione è abbastanza grave, diciamo. Bisogna sempre stare attenti, perché comunque molte delle persone indagate, cioè tutti sono solamente indagati, poi c'è chi è... c'è chi è semplicemente, come dire, a piede libero e la sua situazione è tutta da vagliare, c'è chi invece sta proprio dove sbarre, quindi magari la situazione è un po' più grave. Ma, come ho detto prima, passiamo a cose più frivole, almeno per adesso. Voglio chiederti subito, immediatamente, immantinente, un'opinione sulla grande partita della Roma contro l'Inter. È stata una bella reazione, perché siamo scesi in campo dopo quel gol beffa della Juventus e non era facile, quindi trovare la vittoria immediatamente, perché comunque un pareggio ti avrebbe portato a meno 5, si poteva sentire il contraccolpo. Invece la Roma ha dato una grandissima reazione dal punto di vista mentale e ha ottenuto questa vittoria importantissima e una risposta che meglio di così non si poteva dare alla Juventus. Assolutamente, io ero molto, molto preoccupato dopo la partita contro il CSKA di Mosca per quella che poteva essere la reazione magari negativa dei giocatori della Roma, e ancora di più ero molto molto sfiduciato, se hai avuto modo di leggere anche lì su Facebook, al fischio finale di Juventus Torino dopo il gol di Pirlo a 10 secondi dalla fine, ho scritto vabbè, lasciamo perdere, pensiamo all'anno prossimo, anche quest'anno ha vinto la Juve. Capisco che è stata una reazione molto, molto esagerata, però sai Luca, quando vedi questa squadra che nonostante tutto, anche quando dovrebbe perdere perché lo merita sul campo, poi alla fine tira fuori il colpo di coda col giocatore di classe, il giocatore che non molla mai come Pirlo, e riesce a vincere un derby in 10 e avendo subito 3-4 contropiedi potenzialmente letali nel secondo tempo, no? Sì, diciamo però della partita mi è piaciuto molto, molto la reazione, perché comunque c'è stato due volte che è stato raggiunto sul pareggio, però abbiamo avuto la capacità di trovare questa vittoria. Poi come te, diciamo, quel pensiero è venuto in mente a molti, perché comunque per dire la Juventus in un modo o nell'altro i punti li prende, quando riesce al 90esimo magari si riesce con qualche uomo in più che non è bianconero, no? Si può dire. Certo. E quindi certo, un po' di sfiducia c'era, perché dici cavolo, quest'anno stiamo lì ogni volta, però manca sempre uno, per fare 31. Però è stato importante stare a 3 punti, adesso la Juventus gioca con la Fiorentina, non contro il Sassuolo, e poi però la Roma, diciamo, una partita che secondo me è complicata, quella di Genova, perché forse stiamo andando un po' troppo in là, e ragiono anche a lungo periodo, perché è una partita che arriverà dopo la partita del Manchester City su un campaccio, perché in tutti i sensi, perché il campo di Genova non è diciamo, tradizionalmente molto bello, soprattutto poi l'inverno, quindi è importante poi stare lì e stare lì. No, ma l'Inter può essere. No, ma assolutamente è stata importante questa vittoria, è importante rimanere a 3 punti dalla Juventus, e io sono fiducioso per quanto riguarda la partita della Juve contro la Fiorentina, perché a Firenze non sarà affatto facile, se non sbaglio dovrebbero giocare a Firenze. Sì, a Firenze. Esatto, e la Fiorentina la vedo bene ultimamente, benissimo contro il Cagliari, si è sbloccato Mario Gomez, che speriamo non si rifermi proprio adesso, e la Juve comunque qualche problemino ce l'ha, anche se lo camuffa bene coi risultati, perché comunque
in difesa forse Allegri, non so come la vedi tu, ma sarà costretto a giocare a tre, perché cominciano veramente a scarseggiare i giocatori da quella sulle fasce. Lichtsteiner, sì, è espulso, esatto, quindi infortunato. Sì, sicuramente, diciamo, Allegri in questo modulo aveva piano piano cambiato la Juventus, era passata da difesa 3 alla difesa 4, ma in modo graduale, e sembrava aver trovato un buon sistema di gioco, poi con le due mezze punte, Terez e Pereira o Vidal dietro Llorente, o insomma, non giocava Morata. Però certo, come hai detto tu, potrebbe cambiare modulo, perché adesso si trova in difficoltà. E comunque, rimanendo sulla fascia destra, vorrei introdurre un altro tema: quanto Maicon ha fatto la differenza. La presenza in campo di Maicon è importantissima. Guarda, ne abbiamo parlato non solo a livello di personalità, ma proprio come sbocco di gioco. La Roma gioca assolutamente. Ne abbiamo parlato martedì scorso. Non credo al telefono con te, anche perché l'intervento tuo la settimana scorsa è stato molto molto breve, però discutevamo su quanta differenza ci sia tra una Roma senza Maicon e una Roma con Maicon. Cioè, si è visto proprio nei risultati. La Roma ha perso Maicon nel riscaldamento pre Roma Bayern Monaco, e da quel momento ha vissuto una mini crisi di risultati. Ha perso 7-1, poi ha perso al ritorno col Bayern Monaco, ha perso col Napoli, ha fatto vedere un gioco peggiore, anche se è riuscita poi a vincere contro il Cesena, contro il Chievo. Quindi si è notato proprio un calo nella varietà di gioco, nella qualità del gioco e nella propulsione proprio offensiva da quella parte. Domenica Maicon forse non è stato impeccabile dal punto di vista difensivo, ma là davanti ha rappresentato forse in alcuni frangenti il pericolo numero uno per la difesa dell'Inter. In questo ha ragione Sabatini, se ti ricordi, disse: c'è una Roma con Maicon e c'è una Roma senza Maicon. Esatto. Ed è assolutamente la verità, perché se, come dimostra la partita con l'Inter, Roma ha cercato tantissimo la fascia destra, Maicon ha fatto su e giù della fascia, soprattutto il primo tempo, ma anche il secondo, quando si è fatto tutto il lato per la sua posizione nei contropiedi. Quindi è una soluzione che per Roma è importantissima, anche perché il gioco di Garcia si svolge molto sulle fasce, quindi se le fasce sono bloccate ne risente un po' tutta la manovra. Invece con Maicon ha uno sbocco continuo, perché lui si è sempre lì, e poi è un giocatore che ha una personalità pazzesca, quindi è assolutamente indispensabile. Con tutto il rispetto per Torridi, se lo sostituisce in modo degno, se adesso è infortunato, ma quando c'è Maicon è un'altra cosa, e Dodò insomma è uscito con le ossa rotte. Di questo non avevamo dubbi. L'allievo non ha assolutamente potuto superare il maestro, se vogliamo usare questa piccola metafora. E, Luca, come hai visto Lebas? Lebas ho visto molto, molto bene, al di là del gol stupendo, perché è un gol veramente straordinario. L'ho visto sicuro, e anche in fase offensiva di solito spingeva molto poco, faceva più il compitino, no, di contenimento. Invece l'ho visto più propositivo, speriamo che possa essere una conferma. Stavo leggendo sui giornali che pare che abbia scavalcato definitivamente Kohl in questo ballottaggio. Beh, è vero comunque, Garcia l'ha sempre preferito nelle partite più, da Napoli-Roma, Juve-Roma, poi anche Bayern-Monaco, ritorni di Champions. Poi le partite più importanti con l'Inter domenica ha sempre preferito Olebas a Kohl, e credo che Kohl paga non tanto prima Bayern quanto Atalanta e Roma, perché finché quello Robben fa quella figura, che secondo me è parzialmente giustificato perché era uno contro uno sempre, non è mai stato raddoppiato e aiutato, con l'Atalanta quell'errore in addio Raimondi è abbastanza pesante. Ah, ma assolutamente, perché
perché sta mostrando in più occasioni una incapacità ad adattarsi a quelli che sono i ritmi della Roma e soprattutto un'incapacità a sopperire in alcuni frangenti a mancanze che possono essere mancanze di fisiche, magari di condizione, con l'esperienza. Non riesce a mettere in campo nessuna di quelle che sono state le sue armi quando era un giocatore veramente forte, tra i più forti nel suo ruolo, quindi evidentemente non può essere il titolare di questa squadra, ma temo per lui che a gennaio non sarà neanche più un giocatore di questa squadra. E fermo restando Olebas, penso che lì a sinistra si andrà a cercare qualcun altro, o no? Guarda, lui ha parecchio risentito questa situazione, molto dispiaciuto del fatto che non riesce a esprimersi ai suoi livelli, e a livello mentale ha un po' accusato questa situazione. Anche capisce che un po' il pubblico non è molto contento delle sue prestazioni, quindi magari è stato un po' giù di morale. Vediamo, sì, potrebbe accadere questa situazione del mercato di gennaio, ma io da una parte speravo che potesse riprendersi, perché comunque era sempre una soluzione in più. Se la Roma continua a giocare ogni 3 giorni, serve anche avere delle più ricambi. E se così non fosse, la Roma dovrà intervenire sul mercato, magari prendendo un giocatore che sappia fare anche quello di centrale, perché con Cassano che domani sarà operato, bisognerà prendere un altro giocatore per il momento. Senti, ma tu escludi categoricamente che ci possa essere un interesse per Matteo Darmian? No, anzi, secondo me è uno dei nomi in cima alla lista di Sabatini, però non so quanto possa essere concreto a gennaio. Insomma, non so se il Torino possa lasciare andare subito. Sai, io faccio questo nome oltre perché, insomma, apprezzo tantissimo le qualità di questo ragazzo di Legnano, nato, tra l'altro, caso vuole, oggi è il suo compleanno. Io non sapevo, oggi compie 25 anni, è 2 dicembre 1989. Ed è già da un bel po', insomma, che gioca in Serie A. Tra l'altro col Palermo nel 2010 ha disputato anche una Coppa UEFA, un'Europa League, credo si chiamasse ancora Coppa UEFA, adesso non ricordo. Quindi, insomma, ha già diversa esperienza, oltre ad essere un quasi titolare della nazione italiana. No, faccio il suo nome perché secondo me il Torino non andrà tanto avanti in Europa League e dovrà forse anche liberarsi di quella di quell'impegno per poter guardare bene al campionato, perché un po' per sfortuna e un po' per demeriti propri non sta esprimendosi come vorrebbe il Torino di Ventura, e quindi poi è un attimo a farsi risucchiare in certe situazioni di bassissima classifica. Darmian potrebbe anche legittimamente non essere poi così entusiasta di trovarsi in un contesto di una squadra senza Europa e senza nessun tipo di velleità in campionato, o no? Sì, quello è vero. Vediamo. Però in questo discorso poi si inserisce il fatto che se Torino vuole un po' recuperare terreno in campionato, magari si viene il giocatore. O il giocatore magari forza di azione per andare via. Comunque, Darmian penso che se non sarà adesso, a giugno, lascerà a Torino, perché è un giocatore che deve ambire a qualcosa di più, con tutto il rispetto della squadra canata. E finirà la Juve. È un ragionamento che ci può stare, però bisogna vedere anche come sta messo il Torino dopo Natale in classifica. Trattare col presidente non è molto semplice, come ben sai, a fare a gennaio dipende, non sono molto, sono un po' difficili, però in questo Sabatini ha dimostrato di essere un maestro, quindi non diamo limite alla provvidenza. Senti Luca, a gennaio scorso la Roma riuscì in un'operazione miracolosa, vendere 8 milioni al Toronto Michael Bradley. Con quei soldi presi dal Toronto li diede
al Cagliari e pagò la prima metà di Rajana Ingolan.